Signor Giuliana mi ha detto che avete trovato mia figlia, è vero dunque? Sì, signora Caterina, per fortuna è viva. E come sta? Io non l'ho ancora vista, ma perlomeno sappiamo che non le è successo niente di grave. Sì, sono arrivati poco fa. Juan si è trovato di fronte dei miserabili che volevano ammazzarlo. E la signora Beatrice come sta? Ora sta riposando. Si riprenderà. Bisogna avere cura di lei perché aspetta un bambino. Davvero? Sì. Bene. Noi ce ne andiamo. Dalle i miei saluti e dille che, anche se adesso sono cieca, se le occorre qualcosa, sono a sua disposizione. Juan, perché non ne approfitti per lavarti e per farti medicare le ferite? Sì, va bene. Come sta, Beatrice? Sta riposando. Ti ha già dato la buona notizia? Chi? Tua moglie. Non ti ha detto che aspetta un bambino? Non ti fa piacere? Ma sì, certo. Preparagli il bagno. Sì. Con permesso. Per favore, Juan, non starai pensando che non è figlio tuo. Ragiona per un momento. Quello che ti ha raccontato Andrea non è mai successo, è stata una vile menzogna. Spero che non ti venga in mente di dirlo a Beatrice. Lei non ha nessuna colpa. Ribadisco che non è vero. È stata la sua ultima infamia per insinuare il dubbio. Ma perché l'ha fatto? Perché ha voluto umiliarla così? Dov'è il padrone? Avete perduto la ragione, zio. Le guardie... Ho ucciso Juan del Diablo. Ho fatto quello che voleva il signor Andrea. Che ci fai qui? Vattene immediatamente. Juan del Diablo è morto, padrona. L'ho ucciso con le mie stesse mani. È venuto a Camporeale? No, è successo a San Paolo. L'ho incontrato sulla scogliera, abbiamo lottato e ho vinto. Il suo corpo è in fondo al mare. E credi che mio figlio te ne sarà grato? Non ti illudere. Lui non pensa più a vendicarsi di Juan. Ma padrona, io... Adesso vattene e non dirlo a mio figlio se non vuoi che lui stesso ti consegni alle autorità. Io l'ho fatto solo no, per voi. No, non ti permettere, non siamo complici delle tue malefatte. E se non te ne vai immediatamente ti farò cacciare dalle guardie. Sono stato io a togliere di mezzo la signora Anna e il suo bastardo. Io ho fatto in modo che il cavallo si imbizzarrisse. Assassino, fuori da questa casa. Non riuscirete mai a scacciarmi. Vattene.
vi disferete di me. Luana, va a chiedere aiuto. Luana, va a chiamare qualcuno. No, non gridare. Lasciami. Non gridare. Lasciami, miserabile. Lasciami. Chiudi quella bocca. Lasciami. Aiuto. Voglio non gridare. Aiuto. Non soccorrerà. Aiuto. Non gridate neanche. Lasciala. Di morire. Lasciala. Detto bastardo. Lascialo. Oddio. Morite. Anna è morta per colpa sua. Ha provocato lui l'incidente a cavallo. È la verità? Sì. Aveva messo una pietra sotto la sella. Fate portare via da qui questa carogna. Sì, signore. E tu vattene da Campo Real. Perché, signore? Vattene, ho detto! È tutto passato. Ora siamo di nuovo insieme. Quando ti ho visto lottare con quegli uomini. Non dobbiamo ricordare le cose sgradevoli. Hai ragione. Amore, perché Andrea voleva parlare con te? Perché voleva dirmi che è arrivato il momento di mettere una pietra sul passato. Davvero? Non ti ha detto nulla di più? Nulla di più. Non sai quanto mi fa piacere. Anche a me. È tornato Pancio. Ha detto che il signor Juan e la signora Beatrice sono a San Paolo. Davvero? Gliel'hanno riferito alcuni uomini che stasera hanno visto il signor Juan con la signora Beatrice. Il miserabile bugiardo. Sei in partenza. Dove vai? A Veracruz. Mi imbarco per la Spagna. Ma avevamo deciso di partire insieme. Era un vostro suggerimento, ma io non ho mai accettato. Non vorrei davvero lasciarmi qui, da sola. Non desidero la vostra compagnia. No, Andrea. Per favore, noi due dobbiamo parlare. Ti prego, non puoi andartene così all'improvviso. Ti scongiuro, Andrea. Andrea, ti sto parlando, non te ne andare, aspetta. Andrea. Andrea, io volevo fare un viaggio per stare un po' di tempo con te. Non è giusto che mi abbandoni. Voi e io non possiamo vivere insieme. Ti prometto. Io ti giuro che non mi intrometterò mai più nella tua vita, te lo giuro. Non è possibile. È qualcosa che va al di là del vostro carattere e della vostra volontà. Per favore, hai perdonato Juan e sei incapace di perdonare me. È così. Addio, madre. Andrea, non mi lasciare. Andrea. Figlio mio, non te ne andare. Aspetta. Ma dimmi, Beatrice, come sta? È uscita molto presto. Mi ha detto che andava a far visita a sua madre. Ma Angelica mi ha confidato che passerà anche dal medico. Domani andrò a Campo Real. Voglio parlare con Andrea. Ma per quale motivo? Non ha alcun senso. Il dubbio è peggiore di qualsiasi certezza. Signor Nicola, voglio accettare la realtà. Perché il mio amore per Beatrice non può cambiare.
E non cambierà neanche quello che provo per il bambino. Sarà mio figlio. E come tale, io lo amerò. Però ho bisogno di sapere. Soltanto allora mi sentirò tranquillo. Andrea non si trova a Campo Real. Qualche giorno fa è andato a Veracruz, dove ha preso una nave diretta in Europa. Se n'è andato. È partito per lasciarmi con questo maledetto dubbio.